Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, mamma mia, oramai per molti di noi la settimana di sfide numero 6 è solamente un ricordo lontano. Tantissimi di voi mi avete scritto in chat che avete già completato senza nessun problema le sfide e che quindi siete già pronti per affrontare tra i prossimi giorni la settimana più importante della season 5 di Fortnite. Come sappiamo ragazzi, nella settimana numero 7, al completamento di tutte le sfide, verrà sbloccata la skin del personaggio non ad alla deriva Road Trip, che abbiamo già visto in un video di qualche giorno fa. Sembrava che fosse quel ninja lì, poi in realtà mi avete detto no, guarda, Xyuder è del ninja di uno dei primi ninja di Salva al Mondo, quindi giustamente ho rettificato e chiedo scusa, io non ne sapevo molto. Ma ragazzi, sembrerebbe che qualcosa nei file di gioco, quindi sono immagini che ci saranno, che ci sono nei file di gioco, stia uscendo. Vi ricordo anche che ci sarà anche l'evento stranissimo, importantissimo, dedicato alla possibile chiusura della crepa nel cielo, ragazzi. Quindi mi raccomando, questa settimana che sta per arrivare sarà veramente fondamentale per il nostro Fortnite. E vi raccomando, ragazzi, di non perdere le live, perché saremo in direttissima con tutto quello che potrebbe potenzialmente succedere e modificare quindi la mappa di gioco. Oggi ragazzi voglio farvi vedere, porca, un'immagine che è stata recuperata nei file di gioco dal Fabione, che non è detto che lo sia, però si viene trovata questa immagine sotto alla cartella relativa alla skin alla deriva. Non dico niente, perché se dico qualcosa mi riempite di insulti, quindi non dico niente, ma ve la farò vedere, la andremo a commentare assieme. Ma prima ragazzi voglio farvi vedere un'altra cosa. Mi tengo, mi raccomando, mi tengo, perché 3, perché 2, perché 1, Sgurgergal, guardalo qua ragazzi, viene confermata da parte di un data miner del mio team che ha guardato nei codici sorgenti di nuovo l'arrivo della modalità competitive, la solo showdown come la chiamiamo noi su Fortnite. Che cos'è la solo showdown, per chi non lo sapesse? La solo showdown è una modalità super competitive, quindi fatta apposta per i pro player di Fortnite, nella quale ogni server premierà 100 giocatori, i primi 100 giocatori con un mare di V-Bucks. Vi ricordo come funziona la Sam, buonanotte. La solo showdown in poche parole sono partite normalissime come quelle che siamo abituati a giocare anche noi, solo che c'è una tabella di punti man mano che si progredisce, quindi che si sopravvive agli avversari, e ovviamente man mano che si killano altri avversari. Non vi sto adesso a dire tutti i punti, vi dico semplicemente due statistiche: se arriviamo primi sono 100 punti, secondi sono 90, e poi via giù a scalare. Ogni kill che viene fatta sono invece 10 punti. Le prime 25 partite giocate nella modalità solo showdown verranno conteggiate da parte di Epic Games, e tutti i punti guadagnati in queste modalità, in queste partite, verranno sommati per dare il totale finale, che verrà rapportato
nel nostro server con tutti gli altri giocatori. Ho guardato delle classifiche proprio ieri mentre vedevo questa immagine e, come si dice, il centesimo aveva fatto 3600 punti o 3390, una roba del genere. Eccola qua ragazzi, l'immagine che conferma ciò che vi ho appena detto. Questa è stata direttamente estrapolata dai file di gioco, come vedete nella carta di destra, dove si vedono anche delle cose consumabili che arriveranno insieme alla nuova modalità, ma ne parleremo fra due secondi. Ci sono anche quelle due righe selezionate che si chiamano "ho sbagliato a parlare". Questa ragazzi invece non l'ho messa perché volevo dirvela. Questa che vi sto dicendo ragazzi, che vi sto facendo vedere invece, è una parte di codice sorgente, di cartelle del codice di Fortnite, che ci mostrano ragazzi i nuovi oggetti consumabili che arriveranno prestissimo su Fortnite. Come vedete ragazzi, quelle selezionate si chiamano Durable Burger, Durable Fries. Vuol dire ragazzi che ci sarà un panino e delle patatine che potranno essere consumati come facciamo con i funghi o con le mele, e che ci daranno dei potenziamenti a tempo limitato per il nostro personaggio. Tra l'altro ragazzi, ho una fotografia, questa mi ricordo di avercela. Prot, guardalo qua, questo era stato trovato già da un po' di tempo, l'avevo già mostrato praticamente all'inizio della season 5 come oggetto consumabile, potrebbe tranquillamente sostituire le mele. Comunque ragazzi, fanno quelli di Fortnite parecchie cose a tema del Dur Burger, oramai un'istituzione nelle mappe di Fortnite. Quindi ragazzi, nuovo consumabile, il panozzo violento. Non sappiamo bene che cosa ci dia come power up, però sappiamo che esiste. E adesso ragazzi io ve la faccio vedere, io vi faccio vedere quello che è stato recuperato nei file di gioco. Prendetelo con le pinze, perché non è detto che sia quello ragazzi, vi prego di prenderlo con le pinze. O è la skin del Twitch Prime che non hanno ancora messo, o è la skin dello starter pack che potrebbe avere un senso, o è Road Trip 3. Super like, porco Giuda raga, super like per quello che sto per farvi vedere. 2 1. Ascardal, guardalo qua ragazzi, questo è un personaggio che vi posso garantire non è di Save the World. Io non credo sia di Save the World, non voglio dire, ve lo garantisco, però io non l'ho mai visto ed era in una cartella che non c'entrava niente con Save the World. Non sappiamo, mi dà molto di skin di Battle Royale ragazzi, guardandola così, sai, bello massiccio con la come si dice, l'unica cosa che non mi è chiara è quella maschera lì che gli hanno messo, perché non mi è chiaro ragazzi. Capelli brizzolati grigi, pizzettino tattico e giacchettina blu che fanno sì che questa skin, non lo so ragazzi, voglio che siate voi a scrivermi qua nei commenti e a dirmi come vi sembra, cosa vi sembra questa skin. Spero davvero che non facesse parte di Salva al Mondo, non era comunque in nessuna cartella di Save the World, era in Battle Royale. Che sia questo il nuovo Road Trip non lo sappiamo ragazzi, dovremo avere ancora un pochettino di pazienza prima di poterlo sbloccare. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, mi raccomando un bel like se vi è piaciuto, passate anche dalla mia pagina Instagram
xuder_youtube. Noi ci vediamo in live. Ciao!